bisogna fare una battaglia tutti insieme, creare una rete sul territorio con una cabina di regia in prefettura, insieme alle organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, le forze dell'ordine e gli organi ispettivi, per contrastare, come dire, la crescita di questo fenomeno, per contrastare il lavoro nero, per contrastare la mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza. Ecco, sono tre temi importanti, legati purtroppo da un filo molto, molto forte tra loro, perché dove c'è lavoro nero c'è evasione, dove c'è evasione non c'è rispetto delle norme sulla sicurezza, e quindi voglio dire la schiavitù del nuovo, purtroppo è proprio così, si tratta di una schiavitù vera e propria, di uno sfruttamento dove le persone lavorano per 4 soldi, si parla di persone che per 12 ore di lavoro percepiscono intorno ai 20 euro, insomma qualcosa veramente di vergognoso, e la cosa più grave e vergognosa è che ci sono i cosiddetti caporali che raccolgono queste persone la mattina, li portano nei luoghi di lavoro, poi li riprendono la sera, con il rischio che queste persone non ritornano a casa, perché ripeto non c'è nessun rispetto né delle leggi né dei contratti né delle norme della sicurezza, e la cosa più brutta è che spesso queste cose sono a conoscenza di chi di dovere e non si interviene. Io credo che c'è la necessità di fare questo, di mettere veramente grande attenzione su questo fenomeno, questo numero verde vorrà servire proprio a questo, perché in maniera anonima si può avvisare, si può segnalare di questi episodi, non soltanto possono segnalare gli stessi lavoratori o lavoratrici, ma anche qualsiasi comune cittadino che ha conoscenza di questo tipo di evasione, di sfruttamento, può segnalare in maniera anonima, e poi saranno attivate tutte le procedure che servono per scongiurare, come dire, quello che fino ad oggi in qualche modo è stato anche sottovalutato dalle stesse istituzioni. Lei ha lanciato anche un appello a Di Maio, quindi al nuovo ministro, per la battaglia contro i voucher comunque che aumentano e incentivano il lavoro nero e il caporalato. Sì, credo che i voucher all'interno del settore agricolo non servono, non sono utili, ma aggravano le condizioni di caporalato, di sottosalario e di lavoro nero. Credo che proprio nell'agricoltura questo non c'è bisogno, anche perché in agricoltura ci stanno normative contrattuali sia nazionale che provinciale che hanno una tale flessibilità che possono rispondere a tutte le esigenze delle aziende, esse piccole o grandi. Perciò io credo che proprio di voucher non ne possiamo parlare. Col ministro dobbiamo parlare invece di come migliorare e di come applicare bene la 199, che è una legge di dignità, che è la prima legge in Europa che risponde alle esigenze di questi ultimi, dei lavoratori agricoli, che sono i nuovi schiavi del nuovo secolo, e che noi pensiamo che attraverso un'applicazione corretta di quella legge possiamo uscire fuori. Noi e gli stessi datori di lavoro, che a volte stanno sotto la pressione delle clan malavitose che gestiscono tutta la condizione di questi operai attraverso la loro presenza sul territorio.